La gioia del padre rivela una logica inattesa, privilegia i piccoli. Ecco, abbiamo proprio bisogno di avvento per combattere il demone dell'abitudine e l'arroganza del sentirci a posto. Ecco, beati noi se sappiamo guardare e agire nella realtà di tutti i giorni come Gesù. Cosa farebbe Gesù, ecco, se fosse qui? Ecco, gioia non è solo un'emozione, ecco, è quella consapevolezza della grandezza di Dio e del suo progetto di amore per me e per ciascuno di noi. Ecco, l'amore resta. Che tracce stai lasciando nella tua vita? L'importante non è partecipare. L'umiltà, ecco, è quella via per vincere in questa vita e anche nell'altra. Dall'ascolto, no, della parola di Dio deve cambiare qualche cosa. Ecco, se abbiamo il coraggio di rileggere la nostra vita alla luce della parola, ci scopriremo inseriti in questo grande mosaico che Dio sta costruendo anche grazie alla nostra piccola disponibilità. Un piccolo episodio mi viene in mente, no? Una sera volevo pregare il rosario e di solito non vado mai fuori anche perché magari fa freddo. Ecco, invece sentivo che in qualche modo quella sera sentivo che dovevo uscire, no? E una giovane signora passando, riconoscendomi come salesiano, mi ha chiesto se potevo pregare per sua sorella che era in ospedale. Ecco, mi sono sentito proprio commosso per la grande responsabilità che sentivo davanti a Dio e ecco, mi sono sentito proprio un piccolo strumento nelle sue mani. Ecco.